Hi. Hi. Hey there. Hey there. Let's create a connection and enjoy the ride. Come join us here at Open Minds. Hello, teachers. I'm Stephanie. I'm an Open Mind teacher. And today I'm going to show you an example of how to use some of our material to conduct a distance learning lesson, where we've got different challenges compared to the classroom lesson, and where we need to give our students a little extra to keep them focused, especially the young students. These are just some examples that I hope that you can appreciate, and I hope that they can get you perhaps thinking of new ways or different ways extra things that you can do in your lesson. Obviously, you need to adapt things to your classroom, the children you know, and even the time constraint that you've got. I hope you enjoy it, and just for the sake of just being extremely clear, I will conduct this presentation, I will make the presentation in Italian. Quindi facciamo una presentazione in italiano dove vi faccio vedere alcuni esempi di una lezione dove usiamo un po' di materiale di Open Minds, ma che ovviamente può essere per voi un'ispirazione per qualche idea per le vostre lezioni online o in classe. Quindi va bene a distanza e anche in classe, vi farò vedere qualche opzione. Nello specifico, la lezione che vi mostro oggi ha come obiettivo shapes. Introduciamo e facciamo imparare ai bambini questo set di vocabolario shapes, le forme, adatto alla seconda, la terza, primaria. Attenzione, questa lezione su shapes però richiede delle conoscenze pregresse, giustamente, di tante cose, colori, parti del corpo, numeri, azioni, comandi base e classroom objects. E voglio parlare un secondo di classroom objects perché noi abbiamo molti, durante le nostre lezioni, ci sono tanti momenti di lavoretti, di attività, anche dei tutorial nostri. Noi abbiamo alcuni video dove facciamo vedere ai bambini come creare un determinato oggetto, come fare un lavoretto. E all'inizio di ogni tutorial noi diciamo ai bambini: for this project you will need, e facciamo l'elenco dei classroom objects o school objects di cui hanno bisogno per fare il lavoretto. È un esempio, è un momento interessante ogni volta che voi proponete un lavoretto ai bambini o quando mostrate un tutorial ai bambini di un lavoretto, fare un ripasso, far fare ai bambini un mental download di tutti gli oggetti di cui potrebbero aver bisogno. Quindi ve lo anticipo adesso, però questi bambini potrebbero avere a distanza nella loro zona di lavoro, io immagino l'astuccio, lo zaino, magari ci sono dei colori, delle cose diverse. Ogni volta che noi andiamo a fare un lavoro insieme con il materiale scolastico, chiediamo ai bambini: what are we going to use today? Quindi c'è un lavoretto, un progetto, qualcosa. Children, what classroom objects, what school objects will we use today? Poi possiamo decidere di fare una challenge, questo piace tantissimo. Allora il bambino che mi dice più oggetti o il primo che risponde vince, oppure chi riesce a dire quelli giusti vince, il più veloce, il più accurato, quanti ne indovini. I bambini potrebbero anche avere delle flashcards, proprio delle flashcards che fanno loro. Magari questa è una cosa che potete preparare quando fate la lezione su classroom objects, school objects. Potete creare ai bambini delle flashcards che poi durante questo esercizio di warm up all'attività, ok children, what material will we use today to create this project? E loro possono far vedere le flashcards e anche ripetere glue, colored pencils, pencil sharpener, ruler, ok? Tornando alla lezione di oggi, Classroom Objects è una delle topics che andiamo a ripassare
io consiglio di farlo tutte le volte, ogni volta che si può. Quindi non è un ripasso sterile, è un ripasso perché ci servono, potrebbero servirci. Quindi questo è parte del lesson names, vocabolario nuovo su shapes, parti del corpo, oggetti che si usano in classe o a casa, e comandi, draw, look, listen, quindi queste azioni, e numbers sempre. All right. Come obiettivo questo lavoro, io vi farò degli esempi di come arrivare a questo obiettivo in modo abbastanza divertente e vi farò vedere oggi tre video. Voi avrete la possibilità di vedere questi tre video, dove uno è un video molto giocoso, molto divertente di Teacher Morgan, dove lei incontra diverse shapes, persone umanizzate, ecco, sono delle forme che sono state umanizzate. E poi c'è il video di Melissa, di Teacher Melissa, dove c'è un drilling di vocabolario, dove è molto interessante, è interattivo questo video, perché Melissa lascia gli spazi, lascia i tempi e fa così. Lascia il tempo alla classe, ai bambini di rispondere, di ripetere soprattutto, in un modo anche ritmato. E Melissa, la nostra cantante esperta di ritmo, e vi fa vedere questo esercizio interessante. Quindi Teacher Morgan con l'introduzione divertente, Teacher Melissa con questo drill ritmato, e infine c'è un mio video dove c'è un gioco, dove c'è la teacher che dice ai bambini: ok, adesso voi fate questo. È una parte un po' giocosa, leggera, per dare possibilità ai bambini di fare propria questa lezione. E su questo vi vorrei far presente una cosa. L'ultimo esercizio, il gioco, ovviamente è un momento in cui i bambini possono personalizzare quello che hanno imparato. Se sono a casa, questo è importantissimo, perché io chiederò ai bambini di cercare degli oggetti e di mostrarli. È una fase, è un momento molto intimo, molto emotivo per loro, e anche molto bello per molti di loro andare in giro per casa, magari incontrano i genitori: dove vai? Devo cercare una cosa, e poi vengono e fanno vedere un oggetto dalla loro camera. Insomma, è un bel momento questo, anche per rendere questo momento difficile un pochino più umano. Ok, andiamo a vedere nel dettaglio. Allora, i bambini ancora non sanno bene di cosa si tratterà, di cosa si parlerà nella lezione. Quindi inizieremo facendo un bel warm-up, un'attività, soprattutto se sono online, per rompere il ghiaccio, perché i bambini forse si sentono un po' timidi, ci sono i genitori che osservano, e dobbiamo sciogliere un pochino questo ghiaccio. Vogliamo adesso andare ad attivare il ripasso di tutte le conoscenze di cui hanno bisogno per la lezione di oggi. Quindi, cosa possiamo fare per un bel ripasso di body parts? Beh, il mio preferito, quello che piace molto a noi. What about a song? Facciamo anche alzare in piedi i bambini, sono tutti seduti, questo si può fare anche in classe, rimangono al loro banco, però si possono alzare, e possiamo fare un bel head, shoulders, knees and toes. Non è una canzone nostra, ma una canzone classica. Si può fare un this little finger, tap tap, point your finger up, point your finger down, and put it on your nose, put it on your head. Se non la conoscete, abbiamo un video anche di questo di Teacher Eva. Oppure si può fare un Simon Says, Touch Your Head. Questo è un bel gioco anche di physical response. Quindi i bambini si danno un po' la carica, si muovono e intanto ripassano le parti del corpo. Ripassiamo i colori, poi decidete voi a quale dare la priorità e a quale dare più spazio, più tempo, secondo quello che voi sapete dei vostri studenti. Quindi i colori, cosa possiamo fare? Point to something green, show me a yellow object. E prendono la matita, la penna, I spy. E voi vedete intorno a me delle cose. Io posso spostarmi e far vedere qualche oggetto nella mia casa e dire I spy with my little eye, indicando qualcosa, yellow. Quindi, questo
questo per ripassare i colori, per ripassare Classroom Objects, come vi dicevo prima, si potrebbe fare questo gioco con flashcards, si potrebbe fare un Pictionary, dove la teacher inizia a disegnare un tempera a matite su una lavagna di quelle bianche o su un foglio, o chiede ai bambini di farlo. Chi è il primo che vuole fare questo gioco di Pictionary e disegna il primo oggetto e gli altri nella classe devono indovinare cos'è? Oppure possono fare charades, dove devono fare mimo, quindi what's this? Ok, it's a pencil sharpener. Vogliamo, Elicit, vogliamo far dire queste parole, quindi è un momento di partecipazione, la classe plenary, tutti partecipano, se siamo online, quindi avete, non lo so, un sistema di alza la mano, lo sapete voi come funzionano in classe, magari alzano la mano. Ok, flashcards poi comunque come dicevo prima sono validi per tutte le cose, quindi se li volete pre far preparare ai bambini sono sempre carini. Ok, quindi abbiamo forse fatto un warm-up proprio alla prima parte della lezione di 10 minuti, perché sembra molto lungo quando lo racconto, poi in realtà quando si è in classe queste cose si fanno velocemente, poi decidete voi veramente su quale focalizzarvi di più. Allora, congratuliamo, i nostri bambini siete stati bravissimi, siete tutti svegli, dai, iniziamo la lezione. Ma oggi di cosa parliamo? Oggi vi faccio vedere qualche video super divertente. Abbiamo parlato di tante cose, dei colori, abbiamo parlato di body parts, ma oggi di cosa parliamo? E intanto vediamo se qualcuno inizia ad avere qualche idea, diranno delle cose distanti, non sarà facile per loro magari realizzare questo nuovo topic. E quindi potete, se voi siete a casa o anche se siete in classe, magari vi siete preparati con qualche oggetto che vi siete portati. Scusate, mi sono messa in casa mia e fate vedere un oggetto. Con una forma, non fate vedere delle forme vere di un oggetto, tipo, non so, come si può dire, un righello per rettangolo o qualcosa. Fate vedere degli oggetti di vita reale, degli oggetti con determinate forme, non so, uno scotch, un quadrato, un quaderno, un libro, un rettangolo, queste cose. Se non le avete o non volete usare questo, io qui vi ho preparato anche una slide con delle figure. C'è un triangolo per l'emergenza, c'è una tavoletta di cioccolata che è un rettangolo, cose così, potete far vedere questo. Oh, what's that? Loro vi diranno chocolate, what's that? Oh, it's ma non lo so, qui c'è, it's a picture, c'è un quadro, non so se lo diranno, però non lo so se inizieranno a anticipare e questo è un bel esercizio perché stanno iniziando only in English, only in English. Cosa fare se i bambini non parlano inglese? Succede, lo so, parlano tutti in italiano e non si accetta la risposta. Se volete fare tipo una sfida, non si accetta nulla in italiano. Quindi, se un bambino vi dice una parola, magari è corretta in italiano, voi non prestate molta attenzione, cioè dite a quel bambino: Ok, I heard you, say it in English, please. Se il bambino non reagisce a questo invito in modo positivo, non conosce il termine, non insistete troppo, magari l'input arriva da qualche altro bambino, se proprio non ci arrivano, ci arriveranno, quindi accogliete, valorizzate tutto quello che loro possono contribuire e ok, bravi bambini, adesso andiamo a vedere se avete ragione, vi farò vedere il primo video. Oh, hi! It's Mr. Square. Can you see Mr. Square? Hi, Mr. Square. How are you, Mr. Square? I'm fine, thank you very much. Good, that's great. Bye. Bye, Mr. Square. Very cool. Oh, hey. Hi there. It's Mr. Circle. Can you see Mr. Circle? E andiamo a vedere di cosa si tratta. Prendiamo il primo video, il video di Teacher Morgan, dove presenta ai bambini e agli studenti uno per uno le forme che andranno a comporre il Mr. Shapes.
come dicevo, queste forme sono umanizzate e Morgan uno per uno li saluta e chiede how are you? Quindi tra l'altro è anche un bel ripasso per how are you? I'm fine, thanks, tutti i modi che conosciamo per salutare, per chiedere come uno sta. E quindi questo video, in genere con i video, con i testi di listening, si usa, lo sapete bene, fare così, la prima volta che si ascolta per avere a general idea, e poi si fa fare qualche domanda proprio generica, poi man mano che si va avanti con gli ascolti, si fanno domande sempre più dettagliate, quindi anche in questo caso lo dobbiamo trattare come un listening, ma un listening molto più ricco, perché si ascolta e si vede anche, quindi è molto di supporto ai bambini vedere bene, vedere le espressioni dell'insegnante, vedere i colori, vedere i movimenti, è tutta un'altra cosa. Quindi si mostra il video, dura 4 minuti questo video, la prima volta piacerà molto ai bambini perché è carino, e poi si fanno delle domande che forse loro non si aspettano. How did you like it? Good! What was the teacher's name? What was teacher? Se non lo sanno, allora diamo loro delle opzioni. Teacher Lucy? No, teacher Susan? E insomma, cerchiamo di, se loro non hanno la risposta a una domanda diretta, dare opzioni sempre. E poi altre domande. Io vi ho messo degli esempi qui. What color was her hair? What color? Did she have black hair? No, not black. And her shirt, what color was her shirt? Color. Oh, right, it was blue. Okay, what did she show you? Did you see fruit? Quindi, ogni volta che si fa una domanda aperta, soprattutto a distanza, dove i tempi sono un po' difficili da gestire, perché il silenzio non aiuta. Quindi se i bambini rimangono in silenzio dopo una domanda aperta, bisogna dare delle opzioni, ok? Quindi, what color? What did she show you? E loro forse non ricordano. Qualcuno forse dirà circle, triangle. Oh good, she showed you a circle, a triangle. What color were they? Noi non diamo ancora le risposte, però accettiamo tutto in modo positivo. E what color were they? E forse non ricorderanno bene l'abbinamento fra colore e forma, però yellow, green, red, sentiremo dei colori. Hey, which is your favorite shape? I bambini hanno sempre qualcosa di preferito, un numero, un colore, e magari hanno anche una forma preferita, quindi favorite. Oh, I love, e voi potete dare un esempio, I love circles. Ok, e quindi questo è il primo ascolto per creare un po' di emozione. Allora, che bello, ma cosa avete visto? E si guarda di nuovo il video, second time, ok? So, now we listen for detail. Guardano il video e dovete decidere voi come veicolare poi le domande e la discussione di classe. Volete fare dopo questa visione ogni volta l'interruzione, lei mostra o incontra un personaggio, volete fare pausa e chiedere Who was that? Mr. Triangle! Volete fare così? What color is Mr. Triangle? Blue! E voi ripetete Mr. Triangle is blue! What color is Mr. Triangle? Blue! E voi ripetete di nuovo tutto, Mr. Triangle is blue! Potete decidere di fare così, quindi facendo delle pause, oppure potete fare le domande alla fine. Altre domande le ho scritte qui, abbinare il colore alla forma. What is head? Head! Perché alla fine si vede Mr. Shapes e ogni parte del corpo è una forma con un colore, quindi si può chiedere alla fine What color is Mr. Shapes' head? Oh, Mr. Shapes has got a yellow head. Right, and what shape? Oh, it's a circle. His head is a yellow circle. Quindi, we want to elicit. Vogliamo tirar fuori questo abbinamento fra colore e forma, per esempio. Oppure, colore e parte del corpo. A yellow head. A yellow head. Which is a circle, questo è troppo complesso, però va bene qualsiasi forma di abbinamento.
Quindi vi consiglio poi, decidete voi, una volta che loro avranno visto Mr. Shapes, di chiedere parte per parte what color are his hands? What shape are his hands? Quindi questo è un bel esercizio per far parlare un po' i ragazzi. Decidete voi poi cosa fare, scrivere le frasi sulla lavagna, far scrivere ai bambini qualche parola. Questo sta a voi. E questo è il second listening. Decidete voi poi con i tempi, con tutto il materiale che c'è, cosa fare a questo punto. Loro hanno già fatto un ripasso della lezione, delle lezioni precedenti, delle cose, forme, scusate, dei colori, eccetera. Hanno guardato un video due volte, hanno fatto questo esercizio di un pochino di parlare del video. Volete andare avanti adesso con delle cose scritte, con qualche lavoretto? Io vi posso consigliare un'attività da fare in classe, online o come compito. L'attività è proprio quella che consiglia Teacher Morgan alla fine del video. Lei fa disegnare, fa la guida di una specie di tutorial su come disegnare Mr. Shapes. Quindi qui chiedete ai bambini: now we're going to draw Mr. Shapes. What material do we need? What objects do we need? E adesso possono fare questo lavoro di brainstorming per ripassare classroom objects che avranno già fatto prima, ma adesso deve essere abbinato a questa attività. E decidete voi. Volete lasciare il video, farlo fare in presenza durante la lezione, questo dettato condotto da Teacher Morgan? Volete farlo voi? Lo volete fare voi? Quindi, children, now we're going to draw Mr. Shapes. Il video è spento. Mr. Shapes has got a yellow head. His head is a yellow circle. Draw Mr. Shapes' yellow circle head. E loro in tempo reale disegnano quello che voi dite. E volete fare questo? Quindi passo passo tutte le parti del corpo. Volete farlo fare ai bambini a casa? Oppure volete fare questo esercizio in classe dove siete voi a condurre questo disegno dettato e date come compito a casa ai bambini di inventare un proprio Mr. Shapes, dove devono disegnare Mr. Shapes loro, anche dandogli un nome diverso, decidendo l'abbinamento di colori e forme secondo i loro gusti. È molto interessante dare questo esercizio ai bambini di personalizzazione, perché quando i bambini avranno fatto questo disegno, saranno molto fieri di quello che avranno realizzato. Potranno, secondo un vostro forse template guidato, presentare alla classe quello che hanno creato. Quindi questo è un bel esempio di assimilazione della lezione, e esercizio pratico, learning by doing, e anche di speaking, dove loro presentano quello che loro stessi hanno creato. Adesso vi mostro il video di Teacher Melissa, dove, come vi dicevo, lascia i tempi ai bambini per ripetere. I bambini adesso hanno imparato queste parole, hanno imparato i termini, ma forse c'è un po' di incertezza sulla pronuncia. E allora arriva Teacher Melissa, che enuncia molto bene questi termini, lascia gli spazi ai bambini per ripeterli e fa anche un gioco con il ritmo per far vedere ai bambini come dividere le sillabe e come fare il word stress di alcune parole più lunghe. Anche qui molto divertente, non è un'interrogazione, è un lavoro che si fa tutti insieme e che, se vogliono, possono anche rivedere a casa e ripetere a casa, proprio come modo di rinforzare la pronuncia e anche l'imparare i termini. Repeat after me. Ready, go. Rectangle. Square. Circle. Triangle. Star. Heart.
Diamond. Great job. Let's do it faster. Ready, go. Rectangle. Square. Circle. Triangle. Star. Heart. Diamond. Great, good job. Let's do it really fast. Ready, go. Rectangle, square, circle, triangle, star, heart, diamond. Excellent, great job. Il terzo video che vi faccio vedere è per noi forse un recap di quello che hanno imparato durante la lezione. Come vi dicevo prima, il video che ho fatto io, dove faccio un gioco con i bambini, dove chiedo ai bambini di girare per casa o per la classe e cercare degli oggetti. Anzi, con i tempi che corrono, questo esercizio lo consiglio se sono a casa i bambini, perché in classe non si possono alzare dai banchi, a casa possono farlo. Quindi questo è proprio un modo per far divertire questi bambini che hanno proprio il problema di stare a casa. Io chiedo forma per forma, go around your house and find a triangle. E loro però, è l'obiettivo di trovare anche delle cose buffe, delle cose impensate, che loro possono, se non li trovano, possono anche piegare un fazzoletto o qualcosa per creare la forma, prendere lo scotch, proprio la loro fantasia, un bicchiere in cucina per fare il cerchio. Si divertiranno tanto e voi potrete usare questo gioco molto bene se volete. Lo possono fare anche come compito volendo. Children, now it is your turn to look for some shapes. Can you go around your house and find an object shaped like a rectangle? Okay, now can you find a square? Good. Now please look for a circle. Yes. Please find a triangle. Now can you find a star shape? Very good. E poi vi rincontrate se siete in video e i bambini che saranno chiamati dalla maestra, quelli che vorranno volontariamente mostrare alla classe i loro oggetti, ma lo vorranno fare, faranno così. This is a circle. This is a triangle. What's this? It's a square. Poi potete fare i giochi, potete fare delle domande. Is this a square? No, it's a circle. E insomma, lavorare un po' su questo anche con le domande, forse un po' più avanzato. Quindi decidete voi se far vedere, se mostrare il mio video, questo video, o se farlo voi, perché è anche un bel momento di interazione fra voi e i vostri bambini. These are the objects that I found in my house. Look, this is a tablet and it is a rectangle. Then I found a napkin which is in the shape of a square. Then I found a scotch tape, which is a circle. Very good. Then I found a toy shaped like a triangle. I found an earring shaped like a star. Then I found another earring shaped like a heart. Then I found this in the kitchen. This is a pot holder and it's shaped like a diamond. Which objects did you find? Un altro esercizio che si potrebbe fare, e questo lo possono fare in classe perché credo rimangono al banco. Anche se sono con la mascherina rimangono al banco, ma possono fare questo esercizio di TPR dove usano il corpo per fare le forme. Quindi, children, everybody do a shape. And they do a circle with their arms like that. Everybody, let's do a rectangle.
E allora insieme devono trovare il modo più fantasioso per rappresentare con il proprio corpo le forme, ripetendole. Mi rendo conto che soprattutto con i bambini più piccoli i tempi della scrittura, della copiare, sono ancora più lunghi quando sono a casa. Si possono distrarre, perdere, qualcuno rimane indietro ed è difficile per la maestra notarlo. Per questo è molto importante riempire questi spazi con molte attività. Quindi se voi necessariamente comunque dovete fare la lezione più o meno classica, potete benissimo usare del materiale interattivo, delle canzoni, delle video canzoni, questi esercizi TPR, dei tutorial o dei lavoretti tramite tutorial per alleggerire questi tempi. Potete inserirli, io ve ne ho fatti vedere 3, 4, però magari in una lezione ne usate uno solo e costruite la lezione intorno a questo tutorial o intorno a questo video. Noi abbiamo tantissimi video anche di canzoni e, per esempio, io vi ho descritto la fase del warm up prima, vi ho nominato qualche canzone classica sulle parti del corpo, ma noi ne abbiamo tantissime anche nostre, per esempio per i bambini un po' più grandi, forse The Weather, The Seasons, e è un bel modo per introdurre una lezione ai bambini e far sentire loro una canzone totalmente nuova. Potete poi trasformarlo in gioco, ascoltate la canzone, scrivete quante parole vi ricordate, challenge, può essere una challenge cercare di capire e di ricordare quante più parole possibili, possono fare una sfida canora. Per me cantare è sempre una cosa simpatica con i bambini, soprattutto se sono a casa. Non mi capita in questo momento di avere classi a distanza, ma io ho tantissimi dei vostri, anche bambini, il pomeriggio anche in gruppi, si canta tanto e loro si sciolgono, magari in classe si vergognano un po', ma a casa piano piano lo fanno. E questo fa piacere molto anche ai genitori ed è anche molto bello per la pronuncia esercitarsi con le madrelingua se sentono un pochino la canzone cantata da una di noi, no, magari dalle mie colleghe, è meglio. Ok, spero di avervi dato qualche idea, ci sono veramente tantissime cose, mi piacerebbe fare anche un esempio di lezione con un tutorial, perché voi lo sapete che i bambini sono talmente interessati ai video che vedono, i tutorial, tantissimo, toy reviews, let's make a craft, step by step, e quello, il tutorial è anche un bel modo per preparare i bambini allo speaking, così possono fare una presentazione personalizzandola. È una cosa che possono fare anche nel loro piccolo qui con Mr. Shapes, però è sempre una bella idea dare lo spazio ai bambini per presentare una cosa che hanno fatto da soli, ovviamente con tutti i vocaboli e le forme che hanno imparato in inglese. Ok, see you soon, I hope you enjoyed my presentation.